Buongiorno a tutti e buon 2 dicembre. Stamattina mi sono svegliata tardi, quindi a casa ho preso un caffè al volo, poi sono uscita, ho accompagnato le bambine a scuola e adesso sto andando al college. Mi sono fermata 2 minuti nel parco per darvi il buongiorno. Fa freddissimo, non ho visto quanti gradi ci sono, ma c'è il ghiaccio per terra. Adesso vi faccio vedere. Fa veramente freddissimo, non mi sento le dita delle mani. Per chi non sapesse cosa sto facendo a Londra, che lavoro sto facendo, vi lascio il video in cui ne parlo qui nelle schede e anche nella descrizione del video, così potete capire bene. Continuo la mia camminata verso il college. C'è il ghiaccio per terra. Fa freddissimo, ragazzi. E anche oggi Londra ci ha regalato un po' di sole. Finita la lezione, sono appena tornata a casa. Oggi abbiamo iniziato a preparare il prossimo esame che avremo la settimana prossima e sarà un esame di listening, quindi dovremo ascoltare un brano, un qualcosa e rispondere a delle domande. Mentre la settimana scorsa abbiamo fatto il primo esame che è stato speaking, quindi dovevamo parlare di un argomento per almeno 5 minuti. Dato che me l'avete chiesto diverse volte, voglio parlarvi un attimo velocemente del mio college. Io sto frequentando il Kensington e Chelsea College, che è praticamente a 20 minuti a piedi da dove vivo e sono a Fulham in zona 2. Il college per me che lavoro come au pair è gratuito e si divide in più fasi, quindi adesso con l'esame di listening si concluderà la prima fase e a gennaio, dopo le vacanze di Natale, inizieremo con la seconda fase, quindi con le nuove lezioni. Poi ci sarà un altro esame, penso verso marzo-aprile e l'ultimo a giugno. Io mi sto trovando molto bene, mi piace come spiega l'insegnante, ho conosciuto delle ragazze fantastiche, spesso usciamo insieme, infatti oggi mi hanno invitata ad un pranzo sabato. E quindi questo è quanto. Fanno sicuramente altri corsi, però quello che interessa a me principalmente è l'inglese perché devo parlare inglese e devo migliorare quello. Apriamo il giorno 2 e vediamo quale candelina ci sarà oggi. E cerchiamo di capire soprattutto qual è perché non c'è scritto niente. Vediamo di capire qual è. Snowflake Cookie, sì, secondo me è questa. Oggi è questa la candelina. Mi rendo conto che alcuni vlogmas potrebbero essere un po' noiosi, specialmente in settimana quando lavoro, perché comunque devo stare con le bambine e non posso riprendermi quando sto con loro. Quindi cercherò di arricchirli con delle cose e oggi parliamo delle mie serie TV del momento. Allora, su Netflix ho finito la terza stagione di The Crown, mi è piaciuta moltissimo e ho scoperto delle cose di cui non ero assolutamente a conoscenza. Mi piace proprio la storia della regina, della famiglia reale, mi sta appassionando veramente tantissimo. E poi, finito quello, ho iniziato a guardare Santa Clarita Diet. Allora, ce l'avevo in lista da tantissimo tempo, ero sempre lì, devo iniziarla, devo iniziarla. L'ho iniziata e dopo il primo episodio l'avrei già mollata perché ero tipo: ma che cos'è? Ma che cosa sto guardando? È una serie strana, ragazzi, è proprio strana. L'avrei mollata dopo il primo episodio, però comunque sto cercando di andare avanti perché sono 10 episodi per ogni stagione e sono 3 stagioni, quindi cercherò di finirla. La sto guardando in modo proprio disinteressato. Ho finito la seconda stagione, devo iniziare la terza, però veramente non è che mi abbia preso, anzi, non mi ha preso proprio per niente. Al di fuori di Netflix invece sto guardando su Amazon Prime, come avete visto prima, Modern Family. L'ho iniziata un po' di settimane fa, un paio di settimane fa. Mi sta piacendo tantissimo, è molto in stile Friends, quindi episodi brevi, episodi spiritosi e mi sta piacendo tantissimo. Mentre in streaming sto guardando, come al solito, Grey's Anatomy perché è una delle mie serie TV preferite, quindi finché va avanti Grey's Anatomy io continuo a guardarla. E poi Le regole del delitto perfetto, la sesta stagione e sarà anche l'ultima. E This Is Us, che è una serie che ho scoperto giusto un anno fa perché mi sono andata a riguardare che cosa è successo l'anno scorso in questo periodo e l'ho iniziata proprio un anno fa, a dicembre dell'anno scorso. È bellissima, ragazzi, è una serie TV commovente, emozionante, è diventata una delle mie serie TV preferite. Adesso siamo alla quarta stagione e la trovate su Prime fino alla terza, quindi io la quarta stagione la sto guardando in streaming, oppure se avete Sky potete guardarla su Sky. Sono in pari finalmente anche con Station 19 e come le serie TV firmate Shonda Rhimes mi ha fatto piangere tantissimo. Finita la seconda stagione e a gennaio riprenderanno con la terza, che sarà anche collegata a Grey's Anatomy, non ho capito
bene, però sì, mi è piaciuta tanto anche quella. Queste sono le mie serie TV del momento. Se state guardando qualcosa che sto guardando anch'io, fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere quali sono le vostre serie TV del momento. Ah, questo intanto è l'albero di Natale della mia host family. E io, come sono arrivata a casa, mi sono messa la mia maglia da casa che mi sono portata dall'Italia perché non posso stare senza. Qui devo aggiornare il giorno, quindi oggi è 2 dicembre e voglio anche provare la candelina del calendario dell'avvento. Questa di ieri credo che sia la Christmas Magic, anche se non ne sono completamente sicura, ma andiamo a provare questa di oggi. Sono le 4, sto andando a prendere le bimbe a scuola e oggi non hanno attività, quindi saremo a casa a fare cose, giochi, disegni e quant'altro. Poi devo prepararle la cena perché stasera la mamma arriva un po' più tardi e quindi noi ci rivediamo dopo. Un'altra giornata è finita, ho cenato anch'io con le bambine, poi sono tornati i genitori, così io sono andata a farmi una doccia e adesso sono pronta per guardare la mia serie TV e poi andare a letto. A domani!